attestate 2014 con i membri della compagnia di Ernesto Lupi. Ernesto, finalmente ci siamo. Finalmente, sì, finalmente ci siamo. Siamo venuti già, questa è la terza volta. Due volte però mi hanno detto prima che hanno usato un po' gli occhi al cielo, hanno visto le stelle, quindi molto probabilmente ce la dovremmo fare. Speriamo, perché il pubblico di Casagiano, sia quando ha piovuto e se n'è andato, sia quando ha piovuto forte ne hanno fatte prove, comunque sono venuti sempre. Stavolta però ti ringraziamo di piove o non piove, stanno in casa e la vedono. Andiamo avanti e facciamo avanti. La facciamo. Allora, io faccio una domanda a te. Sì, sì. Come mai la scelta di questo titolo, Socrate Immaginario? Socrate Immaginario, noi non è che l'abbiamo fatto adesso, io l'ho fatto in prima uscita, quindi nel 1990-91. Quindi con gli attori sono soltanto con qualche attore e attrice diverse, però il resto l'abbiamo fatto perché? Perché per allora nel 90 noi andavamo un pochettino, non scarpettiamo, però andavamo un pochettino molto su questi lavori leggeri, però ovviamente fatti con bravi attori, comunque erano molto brillanti, molto comici. Il nostro risultato l'abbiamo sempre ottenuto. Poi abbiamo cercato di fare questo, so che siamo qualche cosa un pochettino non tanto per le nostre corde, però allora l'abbiamo così studiato bene, perché mi ricordo poi ci diede una mano Gianni Gugliotta, e l'aveva così studiato bene nei vari ruoli che abbiamo preso bene quali erano le posizioni, abbiamo personalizzato un pochettino quelli che erano gli interessi del lavoro, e credo che poi è stata una buona riuscita. E poi lo stiamo riproponendo adesso, dove questa penso che sia la 15ª replica che facciamo, dove abbiamo avuto un buon risultato di critica. E poi al Teatro La Perla l'ultimo 30 luglio che siamo stati. E cioè, avere un titolo a Napoli di applausi significa che è importante, perché Napoli come città è una città molto addentrata al teatro. Io mi ricordo che quando facevo compagnia con Giacomo Rizzo dicevo: se a Napoli andiamo bene possiamo girare dappertutto. Senti Ernesto, tu hai detto una bella cosa, hai detto sì. Napoli. Quindi com'è nata l'unione di mettere questa napoletanità? Questa napoletanità, a parte che questo comunque è no, questo è nato come testo, esatto, come testo di un'opera lirica. Sì, questo è il testo, è un libretto di un'opera lirica, di un'opera lirica musicata da Paisiello. Sì. Il testo, già il libretto già è comico di per sé, e quindi noi seguiamo, chi conosce il libretto dell'opera o vuole andare anche su YouTube a guardare dei brani tratti dall'opera, noterà che le parole sono più o meno quelle, perché era un testo comico che ha avuto anche dei problemi di censura all'epoca, perché prendeva in giro la nobiltà napoletana che si era avviata verso questa moda dell'antica Grecia. Cioè c'è stato un periodo storico in cui nel 500 in cui tutto veniva fatto alla greca, l'architettura guardava alla greca, e i nobili napoletani o anche parigini, insomma, seguivano questa moda, e questa era una critica feroce, insomma una satira feroce di questa moda che raggiunse un eccesso, perché effettivamente alla greca, la gente si comportava come i greci, facevano le cene alla greca. Era un comportamento alla greca. Alla greca, la Grecia antica. Alla greca, quindi questa fu una satira feroce a questo modo di pensare che raggiunse in alcuni frangenti della comicità, insomma. Quindi questo modo di vivere, e infatti questa opera, l'opera lirica fu censurata per diversi anni, poi è stata liberata, e noi abbiamo preso il libretto e seguendo la storia di questo signore che impazzisce e pensa di essere poi l'abbiamo messo su ovviamente a modo di attori e attrici, l'abbiamo personalizzato un pochettino per le loro qualità, e è andata avanti così. Ragazzi, una domanda generale a tutti voi: che cos'è per voi? Siamo colleghi. L'unione arte-teatro per te che cos'è? Per me è tutto, cioè poi ho avuto l'occasione di lavorare con Ernesto Lupi, che Casetta è un nome, con Amedeo Mattieto, Valentina Gesù Maria, con la quale comunque sono tutte persone con le quali il teatro di... Sì. Benedina, per te la figura di Edoardo quanto è importante? Oggi in Polonia ricordi 30 anni della morte di Edoardo, quindi
Eh beh, fa parte un po' di tutti noi, fa parte sicuramente un po' di tutti noi, siamo cresciuti con lui, io lo spiego molto come drammaturgo, va contestualizzato sicuramente, chi ha affrontato il teatro come noi, cioè da bambini, con gli amatoriali all'inizio, senza Edoardo forse non avremmo proprio avuto il primo approccio al teatro, quindi è stato un po', ci ha preso un po' per mano in questo senso. Andrebbe riletto un attimo, rivalutato no, perché è stato sempre ben valutato, però riletto anche come autore, ma proprio come drammaturgo, cioè andrebbe un attimo riletto, un po' pensato di più anche come uomo. E soprattutto Ernesto, a te, ho dato anche delle scuole la figura di Guarda, a me Edoardo, devo dire la verità, io appoggio proprio tutto quello che ha detto Dina. Edoardo, all'inizio tutti quanti, veramente facciamo teatro perché abbiamo conosciuto Edoardo e quello che cos'è. E poi neanche a farlo apposta con Edoardo, anche le compagnie amatoriali, agli inizi, abbiamo fatto sempre le cose più difficili, cioè andare in casa con Pier, di tutti sempre di sì, poi tutti di noi andare in casa con Pier l'abbiamo preso per sempre un lavoro comico, mentre noi sappiamo tutti che è un dramma familiare. Quindi, però Edoardo De Filippo poi alla fine, diciamo, io mi ricordo sempre una frase che la ascoltai bene per radio, lui disse: ragazzi miei, le commedie mi facitemi la famiglia. E quindi da quelle parole che ha detto io mi sono presentato con altre cose. Quindi. Allora, salutiamo i membri della compagnia di Ernesto Cunto. E facciamo un saluto generale alle due elettrici di Casa Giove. Posso presentare? Vai, Ernesto. Sono molto orgoglioso di questi ragazzi, che io dico ragazzi, ho 65 anni. Grazie. Quindi volevo ecco, Carmen di Mauro, che poi è la moglie di Gianni Allocca, che è stato dottore. Lui è Claudio Nardi, Amedeo Mattiello con me da una vita, figlioccio mio Daniele Maraniello, Tina Gesù Maria, ringraziare proprio per televisione, non so Mimmo. Mimmo Coppa che mi ha aiutato un pochettino nella collaborazione. Assistente alla regia. E bene. Poi volevo ringraziare Tina, c'è stata Teresa Perretta, che è stata la compagna. Facciamo un saluto generale a tutti. Viva Casa Giove! E vediamolo! Viva Casa Giove! Grazie!